No, in tanti diventano in questo numero sono due. PS3 diresti più di 15. Una volta abbiamo fatto la partita Lupus in 28. Madonna. Con l'espansione, che c'è personaggi con dei poteri stranissimi, gente che resuscita persone che resuscitano gente, gente che può uccidere altre persone, lupi che ammazzano più. Lupi, così c'è di tutto. Più. Infatti esatto, il pomeriggio. Okay. Però un po' che non ci giochiamo. Sì, sai che perché è difficile essere più di 6, 7, 8. Sai che l'ultima volta ce l'hanno giocato, almeno tra di noi, a distanza, quando c'era il COVID. Ci abbiamo giocato. Che risate. Ci abbiamo giocato online. Ci abbiamo provato, è vero, è vero. Però è venuto. È stato caldo, sì, sì. E dalla pelle al cuore, che devo ritornare, senza più parole, senza farmi male. E dalla pelle al cuore, che non lo capirai, solo da uno sguardo tu lo scoprirai. Non vorrei che fosse un'emergenza, ma va bene, l'amore c'è, e solo la mia coscienza, se vuoi ci andiamo adesso, o no, però non è lo stesso, ora so. Ora il tuo riflesso tra me e te, ma non piace, ma non posso, Laura c'è, se vuoi ci andiamo adesso, oh no, se casca il mondo addosso, e ora so, c'è ancora il mio riflesso tra me e te, mi dispiace, ma non posso, Laura c'è, Laura c'è. È alta, questa è lancia la pubblicità. Oddio, no, questo lo puoi cancellare lo studio. Lancia la pubblicità. E adesso, signore e signori, ma perché c'era un la pubblicità. Insolia, un bellissimo video dalla Sicilia. Siamo a Cala Preveto. Ah, stai citando? Sì. Ma prima di arrivare a Cala Preveto... siamo partiti da Marettimo. Porto di Marettimo. Porto di Marettimo stamattina. Dove... Ci tengo a dire che ho iniziato la giornata con una bellissima alba. Hai visto? No, io dormivo. E poi... un cornetto. E un... una brioche col tuppo come si trovano solo a Bari e a Marettimo. Poi siamo arrivati qua e abbiamo trovato i cannoli. I cannoli. Ci sono andati a prendere i cannoli e gli arancini. Giusto? Giusto. 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 Chi è andato a prenderli? Il Marce. Dopo una corsetta di
15 km. Marcia va di 15 in 15, 15 con dislivelli. Dislivelli importanti. Importanti. Mm. Comunque sì, è stata una giornata impegnativa da un punto di vista culinario, digestivo. Esatto, esatto. Cannoli, arancini, boccia di vino coi ricci alle 11 di mattina. Che insomma, che i ricci fatti dal maestro qua. C'è una sveglia, c'è una sveglia che suona perché ora tra poco Giorgia va a correre. Non notare. Triathlon. E niente, poi abbiamo fatto vela, no, marettimo, cala che non mi ricordo come si chiama, e poi siamo tornati di qua a Favignana perché volevamo tornare a Cala Preveto e poi vedere il tramonto, che Laura ci teneva molto. Sì, chi tiene all'alba, chi tiene al tramonto. No, quindi com'è stato il tramonto? Bellissimo, sì. Il sole tramontava dietro marettimo. Non ci siamo beccati il tramonto sul mare. No, non sul mare, però dietro marettimo. Ma c'è dappertutto, su marettimo c'è solo qua. Giusto. E quindi, va bene. No, mi ero soltanto preparato che c'eravamo... allora sì, no, diciamo che io alcuni temi un pochino li ho preparati nelle settimane prima, pensando potesse venire fuori l'argomento, l'argomento di gestioni impegnative. È da stamattina alle 8 che si mangia. È mezzanotte. Sì, non abbiamo menzionato, oltre ai ricci, anche il condiglione. Il condiglione, vero? È l'ottima pasta con i pomodori secchi cucinata dal mozzo in prova. Il mozzo in prova che ha superato la prova di mozzo. Decisamente, decisamente. Elena. La pasta dai, del capitano? Ma diamo la promozione a tutti i mozzi, sono stati bravi tutti, dai. Tutti i mozzi in prova possiamo dire che possono aspirare al grado di mozzo. Beh, io ho cantato, con le canzoni. Esatto. Con la mia fantastica voce. Aiuto, cosa ti volevo dire? Ah sì, la pasta del capitano. Pasta quest'anno non la facciamo. L'ho fatta io. No, non l'ho fatta. Noi l'ho fatta carbonara. Ah, è vero, l'ho fatto la prima sera la carbonara. Ok, ma vogliamo raccontare alle mamme in che cosa consiste la pasta del capitano? Che non è un dentifricio. Ah, ma quella ok, prende di base pomodoro normale, passata, e pomodori secchi tritati. E poi abbondante parmigiano. Ma non l'ho fatta io, stavolta l'ho fatta Elena, che è stata brava. Ottimo, ottimo, quindi superato l'esame. Sì, 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 sì. Va bene, direi che i pasti ne abbiamo parlato. Ah, vabbè, le rotte le abbiamo dette. Marettimo. Volevamo provare a violare ogni legge su vabbè, sulle i ricci nell'area marina protetta li abbiamo fatti. Pescati e mangiati. Esatto. Ah, poi siamo entrati in Grotte del Cammello, ecco. E quello si poteva fare. Poi volevamo andare a Cala Bianca, ma è in una zona di fascia A dove è inaccessibile a, penso, a qualsiasi essere vivente. ZTL. È tipo a ZTL a Milano, insomma, non si poteva entrare neanche pagando. Solo i residenti. Quindi, esatto. Ci poteva avvicinare a vela, ma non c'era neanche vento. E quindi... Quindi abbiamo... condizioni meteo marine ottime per fare un sacco di bagni. Esatto, oggi bagni bellissimi. Sì, oggi giornata spettacolare. Un sacco di sole, un sacco di mare, e qui ci sono i resti di collassi. Esatto. I superstiti. Lì ha assorbito più sole lei che un impianto solare fotovoltaico. Io e la Giorgia. E Giorgia, esatto. Giorgia e B sono le nostre... Che Giorgia è sulla via del collasso. B anche... Ha preso troppo sole. È stanca. Il programma di domani? Domani torniamo col bel tempo a Cala Rossa, perché è una delle cale più belle di tutte, ma abbiamo visto col maestrale forte, quindi domani ce la godiamo un po' meglio. Bene, Favignana. Sì, Cala Rossa. E poi volevo andare anche a Cala... non mi ricordo il nome. Azzurra. No, è a sud di Levanzo. Cala... Ah, con la C. Carratto, qualcosa che si cataratta. Cataratta? Cala cataratta. Chiedevamo all'esperta. Non mi ricordo come si chiama, comunque a sud di Levanzo, comunque è bello. E poi niente, domani sera poi rientriamo a...
ricordo quale stiamo, siamo a Trapani. Trapani, Marina di Levante. Esatto. Dove marcia andrà a correre altri 15 km. Mm. Sì, altro. Io qualcosa se fossi. Anche il Foyce, ho indovinato il Foyce. Sì, che da qualche giorno quando parte il diario si dilegua. Esatto. No, ci sarà un'altra cosa importante da fare, piccolo retroscena da svelare ai nostri follower. Mm-hmm. Bisognerà rimediare delle bottiglie d'acqua. Abbiamo finito l'acqua, ci è rimasta solo la birra. No, abbiamo 4 bottiglie ancora. Abbiamo ancora. Vabbè, siamo in 12 in 2 giorni. Abbiamo anche. Contanto, io l'acqua non l'ho mai bevuta. Chi è che ha bevuto tutta quest'acqua? Va bene, con l'occasione magari ci portano di nuovo la colazione. Sì, magari. Anche la Coca Zero. Anche la Coca Zero. Va bene. Siamo birra ce l'abbiamo, quelli mancano. Ci mettiamo a vedere una puntata? Sì, stasera serata nerd. E domani lupus. E domani lupus. A domani. Quanto io provi a scappare, lei c'è. Quanto non ce la facciamo. Facciamo i giochi.